Nell'omelia della Messa Vespertina del 25 dicembre 2008, l'arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, Monsignor Domenico Umberto d'Ambrosio, parla della parola che si è fatta carne. La bontà di Dio si è manifestata in un bimbo povero. Una parola, ha detto l'arcivescovo, che trova ancora resistenze perché molti non si lasciano plasmare. E proprio per questo... C'è bisogno di una sua costante accoglienza attraverso la quale il Signore indica a noi tutti il cammino da intraprendere. Paolo si rivolge al suo fedele discepolo e gli dice, carissimo, è apparsa la bontà di Dio nostro Salvatore. Dove è apparsa questa bontà di Dio nostro Salvatore? nell'umile grotta di Betlem. In chi si è manifestata la bontà di Dio nostro Salvatore? Lo dicono gli angeli ai pastori di Betlem. In un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. In che modo? Questa parola continua ad essere dialogo, desiderio di Dio di farsi conoscere all'uomo. Attraverso il Verbo che si è fatto carne, orora ha proclamato il Vangelo di Giovanni ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dunque il Signore sceglie dei segni. Semplici e normali che scandiscono momenti e necessità della vita degli uomini. Il segno più bello, più grande, è la nascita di un bambino che allieta la vita della famiglia, la vita della comunità. È un giorno di festa. Questo bambino ci è stato dato è nato per noi ed è il figlio di Maria. Questo bambino il padre l'ha dato a noi perché ci ha provato molte volte. Abbiamo ascoltato nel brano, nella seconda lettura, nel brano della lettera agli ebrei. Ha provato a parlare con noi molte volte, in molti modi, per mezzo dei profeti. Ha parlato ma la sua parola non ha trovato accoglienza e disponibilità piena. E allora possiamo dire che il Padre gioca l'ultima carta, ultimamente e in modo definitivo e pieno parla a noi per mezzo del figlio suo, il verbo, la parola che si fa carne. È il segno più necessario, quello della parola, perché tra di noi ci comprendiamo, riusciamo ad accoglierci, a capire le ragioni dell'altro, a farle nostre, a interscambiarle, sì che possa maturare sempre più la gioia dello stare insieme, della reciproca comprensione e dell'arricchimento che la parola di tutti messa in comune può generare. Ma anche con Gesù, parola ultima del Padre, le difficoltà sono ancora tante. Questa parola ancora trova delle resistenze. Ci sono molti che non la accolgono. Abbiamo ascoltato la dura parola dell'Evangelista. Venne nella sua casa ma i suoi non lo hanno accolto. Ci arroghiamo anche questo potere che non ci spetta. Vogliamo fare da padroni laddove siamo servi e mettere alla porta il padrone. Ma se lo accogliamo, che cosa avviene a noi, a quanti? lo hanno accolto, Dio ha dato potere di diventare figli suoi. Lo diventiamo, ma poi dobbiamo fare in modo che questo dono accompagni tutta la nostra esistenza. Allora c'è bisogno di una costante accoglienza di questa parola, attraverso la quale il Signore ci parla, ci indica il cammino. E ci inserisce in quella pluralità di parole nella quale la sua ha un ruolo determinante, significativo e di salvezza. La parola. A volte ci guardiamo, tentiamo di capirci e facciamo fatica. Guardiamo un po' quello, era una, è una riflessione che ho fatto questa mattina nella omelia nella cattedrale. Le parole che uso facciamo delle parole. Le nostre parole che sono parole umane, ma sono segnate, irradiate dalla forza della potenza di quella parola che in qualche modo le purifica, le rende parole che riescono a dire amore. Che cosa sta accadendo? In questi ultimi tempi, nel nostro paese, quante parole si dicono? E sono parole che dividono, parole che offendono, parole che mortificano, parole che degradano la dignità di quanti sono chiamati a pronunziarle. Non c'è il desiderio, l'impegno la fatica di capirsi. Ognuno usa parole sue sferzanti e offensive, sì che la distanza e l'incomunicabilità aumenti sempre più. E il bene del Paese è un sogno, un'utopia, per la quale facciamo fatica a credere che è possibile, ancora che qualcosa cambi, che il dialogo si generi che la fatica per far crescere, per far uscire da questo stato di tensione, di crisi, di paure questo nostro Paese. Coloro che da noi sono stati chiamati e deputati a saper dialogare, a sapersi incontrare per trovare le soluzioni che aiutino e facilitino il cammino delle nostre comunità, probabilmente non sempre sono capaci di convincersi che si giunge al bene comune attraverso l'apporto degli uni e degli altri. Non c'è il potente che impone la sua volontà. Ci sono uomini che amano ruoli, competenze, responsabilità, compiti che sono per il servizio e per la crescita delle comunità che si sentono demandati a questi compiti dal consenso di tanti. Abbiamo bisogno di ritrovare in queste persone che noi scegliamo la capacità di mettersi realmente al servizio, non tirando la corda solo dal proprio angolo, ma facendo in modo che aumentino i passi che portino all'incontro e si scelgano e si trovino le parole che riescono realmente a far sentire che tutti insieme guardano e sono proiettati per il raggiungimento dell'autentico bene comune. La parola si è fatta carne. Questa disavventura della incomprensione, della non accoglienza, la parola di Dio la corre continuamente con noi. Ma oggi nel mistero della parola che si è fatta carne, noi abbiamo questa forza, questo sacramento che ha il potere di annullare le nostre resistenze e far emergere la potenza della grazia di Dio che sola ha il potere di salvarci. E lasciandoci guidare in questo itinerario che ci conduce al mistero della redenzione, tutti avvertiamo che se le nostre parole, eco della parola di Dio, non, su, non sono soffuse di amore, di comprensione, di attenzione, di rispetto, di capacità di ascolto, non giungeremo mai alla fine di un compito e di una responsabilità. Non riusciremo a metterci insieme, aumenteranno le divisioni, le distanze e si affosseranno le speranze.